bentrovate all'ascolto di Radio Speranza Sport, rubrica sportiva a cura di Carmela Creziato. L'ultima giornata di Serie B ha regalato moltissime emozioni e tantissimi verdetti, a cominciare da quello più importante. Dopo 6 anni l'Empoli torna in Serie A. A regalare questo traguardo agli azzurri toscani ha contribuito anche il Pescara, precisamente di Francesco, autore di un autogol su cross di Eramo. Il sigillo all'impresa è stato impresso però da Ciccio Tavano, che insieme a Big Maccarrone è il grande protagonista di questa squadra, che già lo scorso anno aveva compiuto un'impresa, riuscendo ad arrivare ai play-off nonostante una partenza disastrosa di campionato, 4 punti in 9 giornate. Dietro il meritato secondo posto dell'Empoli si stagliano 2 squadre che nei play-off partiranno direttamente dalle semifinali, cioè Latina e Cesena, entrambe fermate sullo 0-0 da Spezia e Modena, altre 2 squadre che ritroveranno negli spareggi promozione. Insieme a loro Crotone e Bari partiranno dal faccia a faccia nel preliminare play-off per decidere chi raggiungerà gli scontri di andata e ritorno, dove fondamentale sarà anche la posizione finale di classifica. Il Crotone conquista il 6° posto grazie al pareggio per 0-0 a Renzo Barbera di Palermo, in una partita che ha regalato poche emozioni ma che ad entrambe ha riservato un record. Il Palermo diventa la squadra di Serie B che ha conquistato più punti nella storia del campionato cadetto, 86, mentre il Crotone raggiunge i play-off promozione per la prima volta nella sua storia. Il Bari ottiene il 7° posto grazie ad una super rimonta nel secondo tempo che ribalta il vantaggio del Novara con Gonzales. Tra il 17° e il 41° della ripresa il ciclone Bari, sospinto dai 50.000 del San Nicola, ribalta la gara e porta ai play-off una squadra in condizioni di forma strepitose e che promette di mettere tutto in difficoltà negli spareggi, proprio a partire dal Crotone nel preliminare. Rimangono fuori dai play-off il Siena, sconfitto a Varese 2-0 e con l'occasione del pareggio sul rigore fallita da Rosina, il Lanciano 0-0 in casa con il Cittadella e l'Avellino sconfitto 2-1 a Padova. Nelle zone basse della classifica il Cittadella raggiunge anche questa stagione la salvezza grazie al punto al Lanciano, mentre play-out ci sarà la sfida tra Varese e Novara, con la possibilità per i biancorossi di salvarsi anche con 2 pareggi. Sarà Crotone-Bari in programma oggi 3 giugno alle ore 18 allo stadio Scida a inaugurare i primi play-off allargati a 6 squadre della Serie B. Il secondo match 2 ore e mezza dopo al Braglia fra Modena e Spezia. Gara secca in casa delle migliori posizionate nella regular season che, di fronte a un pareggio anche dopo gli eventuali tempi supplementari, si qualificherebbe alle semifinali senza passare dai calci di rigore. Ufficializzato anche il programma dei play-out. L'andata di Novara e Varese si disputa venerdì 6 giugno alle ore 20:30 al Piola, il ritorno una settimana dopo al medesimo orario all'Ossola. In caso di parità di punteggio si farebbe ricorso alla differenza reti e in caso di ulteriore parità non si disputerebbero i tempi supplementari, ma resterebbe in Serie B la migliore classificata, e cioè il Varese. Tempi supplementari che non sono previsti nemmeno per le semifinali, in programma l'8 giugno e l'11 giugno alle ore 18 e alle ore 20:30 e per le finali play-off 15 e 18 giugno alle ore 20:30. Anche qui, come per i play-out, in caso di parità di punteggio, dopo 180 minuti si ricorre alla differenza reti. In caso di ulteriore parità vince la squadra meglio posizionata al termine del campionato, confermato l'utilizzo degli arbitri di porta. E passiamo ora alla nazionale italiana. I convocati per i prossimi mondiali di calcio, 23 in tutto, sono stati annunciati dall'allenatore della nazionale italiana, Cesare Prandelli. Prandelli aveva diffuso la lista dei preconvocati il 13 maggio scorso, mentre il ritiro della nazionale è iniziato il 19. Il 31 maggio è stata disputata la prima di 3 amichevoli di preparazione mondiali, giocata con l'Irlanda e finita 0-0. La prossima in programma si giocherà domani, mercoledì 4 giugno, contro il Lussemburgo, mentre domenica 8 giugno in Brasile, 4 giorni prima dell'inizio del mondiale, si giocherà l'ultima contro la Fluminense. Rispetto ai 30
più uno preconvocati. Gli esclusi sono Giuseppe Rossi, Manuel Pasquale, Riccardo Montolivo che si è infortunato contro l'Irlanda, Mattia Destro, Romulo e Cristian Maggio. Andrea Ranocchia partirà come riserva nel caso fosse necessario sostituire un difensore. Queste le maglie assegnate ad ogni singolo giocatore. La maglia numero 10 a Cassano, numero 9 a Balotelli, Insigne avrà il 22, per Verratti maglia numero 29, 1 Buffon, 13 Perin, 12 Sirigu, 7 Abate, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 4 Darmian, 2 De Sciglio, 20 Paletta, 14 Aquilani, 6 Candreva, 16 De Rossi, 8 Marchisio, 5 Tiago Motta, 18 Parolo, 21 Pirlo, 23 Verratti, 11 Cerci, 17 Immobile e 22 Insigne. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, un cordiale saluto a tutti da Carmela Creziato.